Network Milano, ci troviamo alla Feltrinelli in compagnia di Luca Barcellona, calligrafo e grafico freelance. Ciao Luca. Ciao. E allora, nell'era del digitale, di schermi e tastiere, quanto è importante la calligrafia? Allora, la calligrafia è importante per due motivi principali. Il primo può essere quello che insomma, ha delle applicazioni nel lettering e quindi in tutto quello che è la comunicazione che avviene attraverso le lettere. La forma di una lettera deriva molto spesso dalla sua forma in calligrafia e questo è, diciamo, più un motivo tecnico. L'altro motivo può essere quello invece di ritrovare dei gesti e dei ritmi molto più umani, più lenti, che ci appartengono e ci hanno appartenuto per molto tempo, mentre usare la tecnologia per comunicare, quindi le email, gli sms, tutto questo, di sicuro facilita e velocizza l'intento di comunicare, però lo uniforma, quindi tutte certo. Le mail arrivano scritte nello stesso modo. Sì, si può scegliere il carattere più o meno grande, ma non è una cosa che viene da noi, dal nostro gesto, e non comunica nessuna emozione, diciamo. Come interagisce poi la calligrafia con la tecnologia? Può interagire? Sì, assolutamente, devono interagire, perché non si può far finta che siamo in un secolo che non sia il nostro, ma bisogna vivere nel nostro tempo. Nel mio mestiere, per esempio, mi aiuto tantissimo col computer per velocizzare un processo. Se voglio fare la prova di un layout, non sempre devo ritagliarmi a mano i fogli, ma posso anche utilizzare un programma di grafica per fare questo più velocemente, per fare delle prove, per mandare dei bozzetti e tutto questo. Dicevi appunto anche nel tuo lavoro, quindi insegni, se non la bella grafia, comunque come trovare il proprio modo di scrivere, cioè attraverso anche degli strumenti, no? Cosa insegni poi nei tuoi corsi? Viene insegnata fortunatamente ancora da tante persone, c'è chi anche è andato oltre e ha cercato appunto di verificare poi le problematiche della scrittura quotidiana, quindi di insegnare la scrittura di tutti i giorni per fare una lista, per scrivere una lettera, anche se non si usa più, ma stiamo un po' perdendo questa capacità. Addirittura delle norme, delle leggi vorrebbero che questa cosa fosse quasi eliminata dalle scuole. Io credo che non debba essere completamente eliminato. Potrei dire tranquillamente che se tu togli la calligrafia dalle scuole, ok, non mi serve più perché comunico attraverso un cellulare o un computer, però allora potresti togliere anche qualsiasi materia perché posso andare su Google e cercare quello che voglio. E invece no, noi non è che si spegne una macchina e non sappiamo più fare niente, dobbiamo comunque coltivare le capacità umane e la scrittura è una di queste. A me interessa questo aspetto e cerco di trasmetterlo. Certo. Quanto è importante usare il corsivo? E poi insegnarlo a scuola, dicevamo prima, è importante, no, anche a scuola insegnare la buona scrittura, intesa come chiarezza. Vorrei fare il punto per bene, nel senso, siamo in una fase di sicuro di transizione, in cui delle cose che appartengono al Novecento stanno scomparendo per lasciare lo spazio a quello che sarà la comunicazione globale, sempre comunque in evoluzione, ma degli anni 2000. È chiaro, la rigidità delle scuole di qualche tempo fa, in cui c'erano pagine di A da fare, certo. No? Quello lo trovo molto noioso. Si può trovare un modo che fra l'altro interagisca con la tecnologia, ma che non faccia perdere questa manualità ai bambini, perché è importante che loro lo sappiano. Ho letto tempo fa un articolo proprio su questo, in cui esperti si scontravano su questa cosa. Ringraziamo allora Luca Barcellona per essere stato con noi e in bocca Grazie al lupo per i tuoi corsi. Viva la Radio Network Milano, Elisa Giacalone, arrivederci. Ciao Luca. Ciao.